Mercury Comics. Eccoci qua, Stragulp, Radio Impronta Digitale Mercury Comics. Abbiamo con noi una giovane vecchia conoscenza, Lorenzo Corti. Più vecchia che giovane, direi. Siamo giovani dentro. Facciamo vedere le lastre. Esatto. Ok. Cosa ci facciamo qua in questa manifestazione, fiera? Allora, intanto prendiamo freddo. E poi siamo qua con lo stand della Kleiner Flug, perché venuti a conoscenza di questa prima, si spera di una lunga serie di Stragulp, abbiamo deciso, in quanto in parte torinesi, perché ormai io sto a Torino da 10 anni. Infatti stai proprio prendendo l'accento. Si sente, vero? E altri soci sono di Torino, di approfittare per far conoscere al pubblico più ampio possibile i volumi e la storia della Kleiner Flug. Giustamente. Innanzitutto siamo partiti dalla location. Il Maglio è un posto interessante. Ma è un posto, da quello che mi dite voi, storico. Sì. Poi è comunque affascinante sia architettonicamente, poi con tutto il discorso della, non dell'armeria, come si chiama? Ecco, bravo, adesso l'ho dimenticato anch'io, l'arsenale. Poi, dell'arsenale, eccetera, appunto, ha un fascino molto particolare. E poi sì, al coperto, che a febbraio poi non basta. Poi Porta Palazzo, il Balloon. No. E oltretutto Torino, che ha una tradizione abbastanza legata ai fumetti e ai comics, quindi si presta a manifestazioni legate a questi. Sì, vabbè. Da anni ormai c'è Torino Comics, poi ci sono i vari mercatini, Piazza Madama, eccetera. Però ecco, questo è un tentativo di fare qualcosa di diverso sia dall'uno che dall'altro, e si spera che possa attecchire e ingrandirsi anche, volendo. Direi proprio di sì. Insomma, le prospettive ci sono, la volontà c'è, e quindi vediamo un po' come andrà questa. E anche la gente, noi adesso siamo in un posto un po' tranquillo, ma davanti a noi c'è la folla, prima c'erano i tamburi che suonavano. Invece Kleiner Flug. Kleiner Flug è viva e lotta insieme a noi, facciamo sempre le classiche cose che facciamo, quindi le versioni a fumetti delle vite di artisti o comunque personalità importanti del passato e non solo, trasposizioni sempre a fumetti di racconti, romanzi, comunque opere di narrativa, e poi c'è la sezione Double Shot, dove invece facciamo un po' quello di che tutto. Ci pare di tutto. Però anche lì tendenzialmente stiamo andando, ecco, lì facciamo, quando capita di fare biografie, le facciamo di personaggi un pochino più contemporanei rispetto alla parte Kleiner Flug, dove abbiamo Leonardo, Dante, Lorenzo il Magnifico, anche personaggi famosi non toscani, abbiamo anche e mentre invece la parte Double Shot abbiamo fatto Mohamed Ali, e abbiamo portato qui in anteprima, perché è appena uscito, un volume dedicato a Luciano Bianciardi, lo scrittore, che abbiamo fatto in collaborazione con la Fondazione Bianciardi per il centenario della nascita dell'autore, che è quest'anno, e di cui stiamo andando abbastanza orgogliosi, perché la fondazione è stata contentissima del risultato, credo. Ed è venuto fuori un bel volume. E quindi dovrò andare a sfogliarlo ovviamente adesso. Qui abbiamo portato una selezione di quelle che sono secondo noi le nostre proposte più interessanti ma anche più vendute e anche più particolari, perché a volte non vuol dire sempre che il venduto e il particolare vada insieme. Vero. Quindi abbiamo portato un volume dei quattro che abbiamo dedicato a Dante per l'anno scorso, per il 700° anniversario, sì, qualcosa 700. Del genere. E abbiamo portato appunto Mohamed Ali,
la vita di, la carriera di Clelia Chic, che era un vecchio, una vecchia storia scritta da Luigi Bernardi, mm-hmm, il direttore di Oriente Express e di, e autore anche di romanzi noir. Sì, quindi non proprio l'ultimo arrivato. Assolutamente. E poi abbiamo portato Nausicaa di Serio, e insomma un po' tutto quello che è la produzione, il nostro catalogo più recente e più importante. Ovviamente abbiamo portato i volumi di Gradmir Smuja, che avevamo portato come ospite a Lucca. È un autore che si occupa soprattutto di rivisitare in una maniera molto surreale i pittori dell'Ottocento come Toulouse-Lautrec e Vincent van Gogh, e non solo, riutilizzando le loro tecniche per raccontarne la vita in modo abbastanza particolare. E quindi qui si tratta di fumetti di alto livello, che parliamo di biografie, parliamo di dati, di eventi storici, di personaggi storici, e quindi non si parla solo di fumetti per bambini da queste parti. Sì, diciamo che i nostri sono difficilmente categorizzabili come fumetti, esatto, per bambini. Un altro esempio è quella raccolta di storie inedite di Alan Moore e Neil Gaiman che abbiamo pubblicato, che sono dedicate alla Bibbia e rappresentano nella maniera realistica di come sono raccontate nel Vecchio Testamento alcune delle storie della Bibbia. Alan Moore e Neil Gaiman. Sì, sì, però sono poi proprio precise come erano raccontate nella Bibbia, quindi sono storie abbastanza crude e crudeli, quindi tutto tranne che per bambini. Poi ovviamente questo non toglie che un ragazzino non possa leggere le nostre biografie di Galilei, anzi, di Dante. Motivo in più, sono formativi questi. Sono comunque apprezzabili anche, non dico dai bambini, ma dai 12-13 anni in su sicuramente possono leggerle e magari appassionarsi a personaggi che di solito studiandoli a scuola uno li vede un po' come noiosi, polverosi. E ci rivediamo su questi schermi, perché ormai siamo video tutte le volte. Ci rivediamo a Lucca noi sicuramente. O forse a Torino. Vero? Sai che noi siamo ospitali in quel di Cascina Roccafranca. È vero, è vero. Ciao a tutti, grazie a Giorgio e all'angoliere, i nostri super tecnici. Grazie a voi.